Abbiamo ascoltato l'elogio di Conte su Lukaku. Nelle sue dichiarazioni possiamo tra l'altro leggere ancora una volta che in realtà lui un altro attaccante lo avrebbe voluto? Sì, lo avrebbe voluto, però non è diventata a un certo punto la priorità, perché lui sa che l'Inter ha fatto il massimo. Per cui ha chiesto di non cedere Politano, e più c'è il ragazzino che conosci bene, che è Esposito, che sembra un 22enne pur avendo un'età diversa. Sì. Però da queste parole mi sembra quasi che Conte come se fosse all'Inter da 10 mesi. Questa è la cosa che mi... cioè, parla con una sicurezza, incide in un modo straordinario e ti garantisce 15-18 punti soltanto sì, con la sua presenza. Questa è la diversità dell'Inter. Conte al centro, ma al centro veramente, dentro l'Inter, con la testa dentro l'Inter, e quando parla sembra parlare come se parlasse di figli suoi che allena da 10 mesi invece di un paio di mesi all'Inter. Penso che per l'Inter questa sia assolutamente una svolta epocale. Poi domani giocherà Sanchez contro lo Slavia, giocherà Lautaro, nelle alternanze lui è sempre stato molto bravo, e soprattutto dovrà reinserire Lazzaro, che ha avuto un'estate un po' tormentata e l'ha voluto lui, un'operazione da 21 milioni più bonus. Però mi sembra che Conte abbia già capito tutto dell'Inter. Tra l'altro, Marco, ogni qualvolta un giocatore parla in forza in rosa quest'anno, parla dell'Inter, c'è sempre la frase su Antonio Conte: è il nostro uomo in più. Beh, ma insomma è stato per questo per cui è stato voluto dalla proprietà, insomma, sì, no? È stato voluto da Marotta, è stato voluto dalla proprietà, perché si sa che con lui in panchina si parte già con delle idee chiare, no? E con giocatori che seguono l'allenatore, che è la cosa fondamentale. Negli ultimi anni l'Inter ha avuto questo tipo di problema, in un modo o nell'altro, da un allenatore insicuro come poteva essere Mazzarri quando è venuto all'Inter, da un allenatore assolutamente inesperto come De Boer, fino ad arrivare a Spalletti, che è sicuramente un ottimo tecnico, ma dal punto di vista della coesione dello spogliatoio purtroppo ha delle lacune, e lo ha dimostrato alla Roma e lo ha dimostrato all'Inter, e quindi si voleva partire da lì. Poi è chiaro che l'Inter ha delle mancanze probabilmente adesso, attualmente, in alcuni ruoli, cioè manca un'abbondanza magari in alcuni ruoli. Però è anche vero che, come diceva Alfredo, l'Inter ha per esempio Esposito, che per il momento adesso ovviamente giustamente non gioca, ma se noi vediamo anche, abbiamo visto prima il video di quando Lukaku ha segnato il primo gol a San Siro, il primo che è andato a abbracciarlo è stato Esposito, lui. Perché si è creato un legame, sì, ed è molto importante, perché un giocatore esperto come Lukaku, che è intelligente, che sa come fare spogliatoio, perché tutti hanno detto sembra che giochi nell'Inter da quanti anni, avere lui come riferimento a 17 anni, a 18 anni, avere un giocatore del genere come riferimento, secondo me potrà ed eccolo qua il riferimento, esatto, l'abbraccio e il richiamo da parte di Lukaku nei confronti di Sebastiano Esposito. Un riferimento Esposito del genere, secondo me, ti può far maturare in maniera molto rapida, e quindi non è escluso che poi quell'attaccante che manca a Conte, poi Conte se lo ritrovi davvero. Se volessimo cercare proprio il pelo nell'uovo, più che il sostituto, no? il vice naturale di Lukaku, sì, che l'ho detto può essere Lautaro, per rendere questo Inter spaziale forse manca il centrocampista esplosivo di grande fisicità, il Matic che lui ha avuto e non è detto che in futuro, oppure il Milinkovic che l'Inter ha accarezzato per qualche giorno ma senza che potesse nascere una trattativa per ovvi motivi, ma proprio se vogliamo renderla da 9 a 10, cioè aggiungere il voto che renderebbe l'Inter davvero perfetta, però sono dei dettagli. Però stiamo anche vedendo che giocatori che l'anno scorso sembravano scomparsi, uno su tutti Candreva, che rendimento hanno quest'anno. Cioè, questo è il timbro di Conte anche lì. E questo infatti è proprio la bravura e il fatto di quella sicurezza di cui prima parlava Alfredo nell'intervista di Conte, è la sicurezza che trasmette anche ai suoi giocatori, ed è il motivo per cui giocatori che magari vengono da un periodo, da un'annata non troppo brillante, si affidano totalmente a un allenatore, consapevoli che possono migliorare, crescere e tornare magari ai livelli che ai quali erano stati abituati a giocare, a far vedere i propri tifosi. Tra l'altro, Gian, abbiamo visto una possibile, probabile formazione dell'Inter. Potrebbe essere quella che domani sera scenderà in campo? Sì, in teoria potrebbe essere questa. C'è qualche ballottaggio però da tenere in considerazione. Allora cerchiamo di analizzarli
insieme, perché abbiamo schierato come possibilità ovviamente Handanovic tra i pali con la possibile, il possibile lancio di quella che viene definita GDS, ovvero la linea difensiva 3 con Godin, De Vrij e Skriniar. Vedremo se anche De Vrij sarà nelle condizioni ottimali per scendere in campo dal primo minuto, e in ballottaggio con D'Ambrosio per un posto da titolare. Per quanto riguarda la linea mediana, come dicevamo, Candreva confermato sulla destra con Lazzaro che partirà dalla panchina. Il dubbio riguarda principalmente la presenza di Barella o di uno tra Gagliardini e Vecino, per proteggere poi due palleggiatori, ovviamente Sensi e Brozovic, che sono confermatissimi dal primo minuto. C'è ancora questo dubbio da sciogliere, quindi tra la presenza di Barella e di uno tra Vecino e Gagliardini, che potrebbe garantire più fisicità e più protezione alla linea di centrocampo. Davanti Politano, a sorpresa in questo momento è favorito, a sorpresa perché chiaramente Lautaro Martinez ha fatto molto bene nelle prime giornate, ha anche segnato una tripletta in 45 minuti con la maglia della nazionale, ma è tornato molto tardi dagli impegni con l'Argentina. Alexis Sanchez, che sembrava in pole position, ha perso qualche posizione dalle parole di Conte in conferenza stampa, perché Conte ha lasciato intendere che non sia ancora del tutto pronto, che vuole inserirlo negli schemi alla perfezione prima di lanciarlo per avere l'opportunità di riportarlo ai suoi livelli. Per questo motivo Politano, che ha lavorato tutte e due le settimane con Antonio Conte e con la squadra, ha qualche chance in più di partire dal primo minuto affiancando Lukaku. Speriamo tutti di rivedere quel giocatore con la maglia numero 7, ha dichiarato Antonio Conte in relazione proprio al Niño Maravilla. Cobra, Conte, sono curiosa di sapere se in settimana Roberto Mancini ha lavorato a favore o meno di Antonio Conte, schierando dal primo minuto Barella e Sensi. Ma io penso che ha dato una a favore, nel senso che Barella, mentre Sensi si è inserito subito nel, diciamo, nelle idee di gioco di Conte, e soprattutto dal punto di vista fisico ha risposto subito in maniera positiva ai grandi carichi di lavoro, probabilmente Barella un periodo più di adattamento ne ha avuto bisogno. In quest'ottica probabilmente il motivo per cui non ha giocato tantissimo con Conte fino a questo momento, la presenza, la convocazione in nazionale con anche diversi minuti giocati possono essere per lui motivo per mettere minuti nelle gambe e anche motivo per a livello emotivo ritrovare un pochino più di entusiasmo, che in questi primi due mesi all'Inter un po' è stato un po' offuscato, diciamo così. Secondo te, Alfredo? Sì, però quando entrerà in condizione anche Barella credo che giustificherà la spesa fatta. Sicuro. La ricostruzione di Andrea è perfetta. Sicuro. Poi ci sono dei calciatori che hanno la predisposizione a entrare subito nel vivo, e Sensi l'abbiamo visto anche nelle partite vere, no? Perché erano partite vere quelle di luglio che Sport Italia ha trasmesso in esclusiva. E... Alfredo, però ti volevo chiedere, Barella, secondo te è sostenibile come linea mediana una linea composta da Barella, Brozovic e Sensi? Oppure, Se è sostenibile, se torniamo al discorso di prima, vuoi renderlo ancora più esplosivo quel centrocampo, ti manca i 20 centimetri, 15 centimetri, 12 centimetri della fisicità e dell'esplosività di quei due identikit che abbiamo provato a fare, perché Conte li ha sempre avuto nelle sue squadre. Però io credo che la competitività dell'Inter possa valere lo stesso, aspettando poi altre occasioni per migliorare questo organico. Sì, secondo me ci può stare nel momento in cui tutti gli interpreti sono al top della condizione. Certo. Perché Conte richiede grandissima intensità in fase di riconquista e grande velocità in fase di possesso, e quindi devi essere al top della condizione. Probabilmente Barella, anche perché viene da un percorso diverso, Conte si sa bene che i carichi di lavoro, soprattutto in preparazione, di Conte sono molto gravosi, e quindi ci vuole un po' di adattamento. In quest'ottica, secondo me, nel momento in cui anche Barella arriverà ai ritmi di Sensi, non hanno problemi. Poi, a giocare, secondo me Barella, per come intende Conte, si deve specializzare, no? Nel Cagliari inevitabilmente, perché era un giocatore di un tasso tecnico anche superiore, certo, giocava spesso, a volte non sapevi neanche bene qual era il ruolo di centrocampo perché li faceva tutti, no? E quindi era talmente dirompente il suo gioco, per cui era abituato a, come dire, a scorazzare in varie fasi del campo.
Conte gli chiede di giocare da interno o destro o sinistro nella sua, e lì probabilmente si deve un attimo specializzare in quel tipo di ruolo che vuole. Mentre Sensi è sempre stato quello. Mentre Sensi è quello lì. Se Sensi non lo devi snaturare, qualche volta Barella ha giocato anche dietro la punta. Vero. E quindi deve trovare il suo habitat naturale in funzione di quelle che saranno le richieste di Conte. Ma passeranno delle settimane. Non c'è dubbio. Ma sulla validità dell'investimento. Mi ha scritto un amico che ogni tanto mi scrive per avere un parere durante la settimana dicendo: ma davvero tutti i soldi spesi per Barella? Io ho detto: guarda, secondo me sono soldi non spesi bene, benissimo, e sicuramente lo dimostrerà. Facciamo un accenno anche sull'avversario dell'Inter, Alfredo. Che Udinese è stata in costruzione quest'estate e che Udinese abbiamo visto nei primi 5 anni? È stato un Udinese coerente nella resistenza per quanto riguarda gli assalti a Fortapascio sui gioielli che avevano, sì. Pussetto, Lasagna, De Paul sono rimasti tutti, hanno aggiunto un po' in tutti i reparti. Io credo che Iaia lo abbia già dimostrato di fare legna importante e di essere un calciatore da 6,5. Fofana è un valore aggiunto e l'ha dimostrato contro il Milan. Okaka torna con entusiasmo, aveva offerto un'offerta alla Turchia importantissima, ma lui aveva deciso di tornare a Udine. L'assortimento davanti mi sembra giusto, perché Okaka, Nestorowski, Pussetto, Lasagna, con De Paul alle spalle, è una squadra che non è... Cioè, l'Inter dovrà giocare una partita da Inter, perché l'Udinese ha le caratteristiche e l'ha dimostrato per poter creare fastidio a tutti.